Buon salve, qui dal vostro maestro Obi-Wan Kenobi. Benvenuti o bentornati sul mio canale. Come sempre, vi ricordo di iscrivervi e attivare la campanella di avvisi. Detto questo, come avrete detto dal titolo, oggi andremo a vedere quella che è la logica che sta dietro la creazione e l'utilizzo delle build da invasione, ovvero prendere un set di oggetti o comunque una build che voi già utilizzate normalmente e modificarla e adattarla per permettere di invadere giocatori e avere, diciamo, la possibilità di ucciderli senza troppe difficoltà, avendo comunque la precognizione del fatto che sarete uno contro due, uno contro tre o nel peggiore dei casi uno contro quattro, perché voi invadete un giocatore che ha utilizzato l'oggetto per richiamare altri giocatori in forma spirito per aiutarli e di media o è uno o sono due. La sfiga maggiore è che potrebbe essercene anche un terzo, quindi essere in quattro gli avversari, perché se ha attivato l'oggetto che richiama cacciatori alleati per attaccare e aiutarli a sconfiggere gli invasori potrebbero essere in quattro e mi è capitato. Detto questo, sappiate che in fondo al video lascerò come sempre delle clip, se riesco stavolta le farò commentate, ovvero farò delle invasioni in diretta e vedremo un po' come vanno, ma detto questo possiamo partire con la build di oggi e la spiegazione che diciamo vi dà la logica dell'invasione. Ok. Quella che state vedendo è la mia build del Monaco di Fuoco, è la versione più aggiornata, con le statistiche messe a posto, è la versione più potente. Questa è la versione di base. Questa build è molto forte sia in PvP che in PvE, ma nel PvP da arena, quello che fate davanti all'Accademia di Magia, in una zona abbastanza chiusa dove siete uno contro uno, vi potenziate o meno e iniziate a combattere. Quindi non è adatta alle invasioni, o perlomeno non del tutto. Comunque gli incantesimi della palla di fuoco lanciate dentro un corridoio o in una zona abbastanza chiusa, non avete idea di quante triple, uccidendo sia il giocatore che avete invaso che i due spiriti in un colpo solo, ne ho fatte veramente, veramente tante. Allora, quello che dovete pensare voi è: la mia build riesce a gestirsi tre avversari, ha la possibilità di one shottare il giocatore al primo colpo o comunque di riuscire a competere con lui e contemporaneamente con altri due spiriti? Bene, detto questo, mentre stavo scuriosando su internet e sulle varie guide e anche sugli oggetti e le loro statistiche, anche sulla wiki, così mi è venuta in mente una cosa. Le magie e le ceneri di guerra del fuoco nero sono comunque di elemento fuoco, quindi vengono potenziate da tutto quello che è l'insieme degli oggetti che utilizza questa classe, ovvero l'amuleto che potenzia il fuoco, quello che va a potenziare gli incantesimi a livello generico e quello che va a potenziare i danni, cioè comunque scala con tutti i vari potenziamenti di fuoco, anche il balsamo, come vedete sotto, ha il potenziamento del fuoco, cioè alla fine questa è la build del monaco di fuoco. Cosa ho fatto io? Ho tolto semplicemente la spada di magma, l'alabarda che di base aveva lo scatto, ho messo come arma primaria l'alabarda, però con applicata la cenere di guerra del tornado di fuoco, che adesso vi farò vedere quanti danni fa e come potete usarla in maniera molto molto infame e molto molto forte, e con arma secondaria semplicemente mi sono messo una lancia, proprio lancia base, quella che trovate in giro ovunque per la mappa e vi può dare il gioco quando scegliete il personaggio di base che ce l'ha equipaggiata, con lo scatto ovviamente. E ho tolto un amuleto, questo, quello che va a potenziare i danni delle palle di fuoco caricate, vabbè, no, di tutte le abilità caricate. Perché? Perché è difficile riuscire a caricare un incantesimo al massimo se gli avversari vi caricano, quindi molte volte lo utilizzate e lo lanciate col minimo della potenza, tanto per fare danni. E al suo posto ho ovviamente messo l'amuleto di Alexander per andare a massimizzare i danni della cenere di guerra applicata all'alabarda. Facendo così, voi comunque avrete un danno altissimo con gli incantesimi e un danno altissimo con la cenere di guerra. Sì, avrei potuto togliere questo, perché voi poco spesso avrete la vita al massimo, perché comunque verrete colpite, cose del genere. Però molte volte voi attivate i vostri poteri e incantesimi ancora prima che l'avversario vi veda. Quindi l'agguato, l'attacco alle spalle, dietro un angolo, è il massimo per uccidere un avversario invaso, e questo
di potenza sia gli incantesimi che la cenere di guerra, quindi non aveva senso toglierlo. Detto questo, allora, prendiamo la nostra alabarda. Voi, appena entrati in invasione, vi dovete potenziare. Potenziamento 1, potenziamento 2, e poi vi tenete il balsamo finché non incontrate il vostro avversario. Quando arrivate vicino, attivate il balsamo, vi avvicinate, e questo è il danno della cenere di guerra. Come vedete, l'ho praticamente shottato a una cosa come un HP, letteralmente parlando. Voi immaginate se ho quasi one shottato questo mostro, e che sono in New Game Plus più 3, quindi di vita ne ha, aia, di vita ne ha veramente tanta. Scusate, ok. Immaginate il danno che potrebbe essere fatto a un giocatore, anche perché uno dei metodi è questo. Dato che il giocatore lo vedete sulla barra che vedete in alto sopra il personaggio, che è tipo la mappa, voi avete un pallino giallo del giocatore, non so, vi mettete dietro un angolo, così, in questo modo, il giocatore non vi vede, arriva, attivate la cenere di guerra che, come vedete, prende il raggio d'azione della porta e lo one-shottate. Facilissimo, oppure vi mettete all'uscita di un ascensore. Appena arrivano giù, la attivate, non possono schivarla perché ci sono automaticamente dentro e sono morti. Sì, lo so, è un discorso da infame, ma non avete idea di quanto sia divertente uccidere in una mappa come quella di Malenia o come fa la Masula, a un metro dal punto di grazia non attivo, il giocatore che deve arrivarci e vedere il messaggio di insulti che vi arriva. È molto molto divertente. L'unica cosa che mi ha deluso di queste invasioni è la monotonia e la noia delle build dei giocatori. Adesso io non voglio andare ad accusare nessuno, e dato che io sono il primo che dice che tutti sono liberi di giocare tutto, ma incontrare su 100 invasioni tra questo personaggio e gli altri il 90% dei terzetti di gente con la fiumi di sangue è veramente triste. Io ho capito che è un'arma da persone scarse, la fiumi di sangue, perché è facile da usare ed è molto efficace contro tutti i nemici del gioco. Però dai, ci sono mille build più forti di utilizzare quell'arma, non è normale come cosa. È facile, è bella, però no, io stesso la utilizzo, ma la utilizzo solo e esclusivamente se invado. Sappiate che anche la build sanguinamento io l'ho cambiata completamente, ho cambiato l'arma che utilizzo e la utilizzo in maniera completamente diversa, e la fiume di sangue l'ho eliminata di peso perché non è vantaggiosa, soprattutto se ti ci sanno giocare contro. Perché nel PvP d'arena tu vedi che c'è la fiume di sangue, gli stai lontano, se lo prendi in contropiede lo uccidi, lui non riesce neanche a attivarla. In quello da invasione, sei tu da solo contro tre giocatori, magari tu attacco lo scudatore e tu attacco la fiume di sangue, comincia a diventare un pochino drastica la situazione. Quindi ricordate, essere infami e uccidere la gente da nascosti è la cosa migliore che potete fare. In più ricordo che c'è l'oggettino, questo qui, che dovrei avercelo. No, con questo personaggio non ce l'ho, niente. C'è un oggetto che vi permette di trasformarvi, che io utilizzo raramente, per chiunque lo volesse cercare o trovare, si trova qui nel castello di Godric, che è un oggetto che permette di mimetizzarsi. Praticamente fa al posto di quello che era nei vecchi Souls l'incantesimo del mago per diventare un oggetto di scena, che ne so, una bara, un barile, una torcia, dei candelabri, dipende dal posto in cui siete. È un po' inutile, io non lo uso spesso, però anche quello vi permette di mettervi di fianco al punto di grazia, essere mimetizzati, magari uccidere l'avversario che arriva. Ma detto questo, allora, l'unica cosa che io vi voglio far vedere degli oggetti che ho trovato è la cenere di guerra, anche se non ha molto senso farvi vedere dove si trova, per un semplice motivo. Questa cenere di guerra si ottiene battendo i boss che si trovano qui, scusate, qui. A Fala Masula, il duo di simpatici cose, i due sacri d'erma, che una volta battuti vi daranno la cenere di guerra, tornado di fuoco. E mi spiace, quindi si trova molto molto in là. Se volete altre informazioni sui sacri d'erma e sulle fiamme nere, fatemelo sapere nei commenti, perché comunque io le ho raccolte tutte, ho raccolto anche il sigillo dei Cida. Se volete vi porto un video a parte con la build tutta basata sul fuoco nero e sul come usarla, ma più o meno come questa, semplicemente la adatto all'utilizzo di
quegli specifici incantesimi. Detto questo, vi lascio alle clip, spero che vi divertano quanto divertono me. Bene, per la vostra gioia ci troviamo davanti a Malenia. Adesso faremo l'invasione qua, anche se penso che sarà istantanea, dato che qui c'è sempre un sacco di gente. Appunto. Come vedete, non mi ha dato neanche il tentativo di invasione. Ho invaso e basta. Adesso vedremo se riuscirò a farvi vedere tutto. Siamo apparsi qui fuori? No, 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 non mi va bene. Dovrebbe esserci, eccolo qui, l'oggetto per teletrasportarsi in un altro luogo. Perché qui sono... Non va bene perché i giocatori sono all'interno. Ricordate che potete spostarvi. No, non volevo apparire qua, sinceramente. Anche perché lì c'era il giocatore che stava frecciando i mostri. Voglio apparire all'interno della costruzione. Esattamente! Perché qui per ammazzare i mostri bisogna essere degli infami. Quindi ci potenziamo a manetta. Andiamo giù. Tanto i nemici, gli alleati. Ah, quella. Via. Adesso gli farò vedere che scendo. E però mi metto qua, aspettando che lui mi segua. E dato che il genio del crimere verrà giù e vedrà che l'ascensore è andato giù, penserà che io sia sceso. Vediamo se ci cascherà. Intanto prendo il balsamo, che non si sa mai. Anche perché lui adesso è sceso là, io sarò comunque potenziato e lui dovrà comunque venire da me, prima o poi. Oppure morirà semplicemente ucciso dai vari nemici. Adesso, se le clip dureranno troppo, perché io stavo fermo qui, lo aspetterò, farò dei piccoli tagli, anche se vedo dal pallino che sembra che si stia avvicinando. Eccoli, finalmente stanno arrivando, dopo quasi un quarto d'ora di esplorazione. Verranno qui, arriveranno giù da quelle scale e ci lasceranno le penne a mezzo metro dal punto di grazia. Su. Dai, venite giù. Eccolo che arriva. 3, 2, 1. Morto. E tu hai passato un quarto d'ora a tirare delle cavolo di frecce ai soldati per morire così. Sei un idiota. Yay, ti beggo pure addosso. Scusatemi, ma sono qui da 20 minuti. Ok? Questo qua avrà tirato una cosa come 200 frecce. Come potete vedere, uccidere determinati nemici potrebbe essere alquanto lunga, ma molto divertente, perché questo qui ha passato 20 minuti a esplorare quella zona che sta qui sopra, l'area di Malenia. Tirando frecce su frecce ne avrà usate almeno 200, almeno. E poi è morto in un istante. Ovviamente vi farò un taglio perché io sono stato lì fermo letteralmente 20 minuti. Però ne vale la pena. Mi spiace, ma non c'è prezzo a ammazzare della gente così. Detto questo, possiamo passare alla prossima clip. Vediamo se adesso i miei avversari saranno più veloci. Allora, qua ci sono ancora i nemici. Quindi vuol dire che i miei avversari o sono in giro o sono giù da Malenia, però il gioco non me li segna. Quindi non saprei dirvi. Qua l'ascensore è ancora giù, quindi semplicemente lo faccio scendere, mi rimetto qui. Ah, sono qui sopra i miei avversari. Se state pensando, Robby, ma sei un camper! Estremamente. È sceso il mio avversario, potrei andare lì a ucciderlo. Addio! No, ho mancato. Aspettamela. Non se lo sento. Mi sa che è morto per i cavoli suoi. Sì, è morto un evocatore. È morto. Ma io non ci posso credere. Ah, è qui sopra il mago. Riesco a fare un colpo di palombella da qua, di palla di fuoco? Fum! No. Doppia! Tanto voli giù.
scusate, ma non posso non ridere. Non è possibile. Ok, passiamo alla prossima. Ok, perché il gioco mi ha spawnato direttamente di fianco al pu... di spawn. Veloce questa. Ma perché mi deve far apparire qui fuori? Ma è l'avversario quello. Ma guardate dov'è, dove stanno salendo. Sì, sono qua giù, sono un invasore, guardatemi. E adesso sono sparito. Dimmi che mi fa apparire direttamente al punto giusto. Sì, ok, ci vado a piedi. Ho capito. Gioco del cavolo. Tanti nemici sono sul tetto. E penso che mi avranno già visto, quindi... Yeah. Come sono stato preciso, doppia! Cecchino delle palle di fuoco. Yay! Si passa alla prossima. Vediamo un po' come va questa invasione. Sperando che l'avversario non scappi dal boss come hanno fatto gli ultimi 10. Perché una cosa che potete purtroppo incontrare è la gente che... Ah, mi hanno invaso! Corro dentro Malenia anche se ho appena evocato e perderò le evocazioni. Così morirò contro di lei. Allora, questo qua stava evocando, quindi sarà lì. Oh, ciao tizio, sì, salutami. Top, palla di fuoco! Doppia! Tizio, mi hai ucciso, ma io ho ucciso il bersaglio. No, ho vinto io. Yay! Ok, per concludere il video di oggi, vi voglio dire, spero che queste clip vi abbiano divertito e che abbiate capito un po' com'è la logica del PvP da invasione di Elden Ring. Sappiate che io ho 3 classi, oltre a questa, ne ho altre 2, che porterò sul canale, e una volta che avrò portato tutte le build, magari avrò fatto anche qualche clip specifica di altri oggetti, altre build, adesso vedrò un po' come si aggiornerà il gioco e ciò che aggiungeranno e le build che andrò a portare, inizierò a portare qualche video compilation, magari di clip dove io comunque commento, quindi come quelle di oggi, sul PvP da invasione con tutte e 3 le classi. Poi oggi vi ho fatto vedere solo quest'area qui di Malenia, ma sappiate che le 3 aree per me migliori per invadere sono tutta l'area della mappa di Malenia a livello 150 è perfetta, invadete all'istante ovunque. Nella capitale, però la capitale nel late game, cioè quando è piena di cenere dell'albero, non è il massimo. Io vi consiglio di farlo prima di battere i boss di Falamasula, perché così è completamente integra e voi potete sfruttare la, diciamo, complessità della città, della capitale, per poter sfruttare il luogo a vostro vantaggio. E l'ultimo punto, che però non mi piace tantissimo, è Falamasula. Non mi piace perché è strettissimo, tipo, non so, invadete qua che è il posto migliore, magari i nemici sono già qui, cioè sono a mezzo metro dal punto dopo qui c'è il boss, entrano dentro e scappano. Invadete qui, sono direttamente dal boss. Invadete qui, c'è questa strada pienissima qua, completamente vuota, quella dove apparite in alto appena prima del boss, e qui è come andare a invadere davanti alla cosa, all'Accademia di Magia, con l'unica differenza che gli avversari di solito sono 3, quindi siete automaticamente in svantaggio. Qua, se volete invadere, invadete a questo punto di grazia, che è il posto migliore, perché loro possono avere ancora tutta questa zona da fare, oppure sono in questa zona qui, e qua è molto facile prenderli mentre vanno in là, a questo punto di grazia, che cadano, che li prendete da lontano, che li facciate un agguato. Comunque l'area in generale della città a me non piace troppo, ma per il livello a cui sono io, 150, è perfetta. La Valle dei Giganti non la calcolo perché è troppo larga, cioè gli avversari possono scappare, ci sono un sacco di punti in cui possono fregarvi e voi siete sempre comunque in svantaggio, ricordate l'uno contro tre, potete magari invadere in qualche fortezza in modo da prenderli in contropiede, questa soprattutto per fare il boss, per sbloccare l'area segreta dei giganti, la fanno in tantissimi, quindi potete prenderli qua, li potete andare a prendere nelle catacombe o barra nelle fogne della capitale, quindi riuscire a prenderli in zone molto chiuse, molto anguste, dove lo svantaggio di essere uno contro tre non si sente. Vedete voi, la mappa è gigantesca e bene o male potete invadere ovunque, ripeto, quelli sono i 3 posti che io prediligo, e soprattutto qua da Malenia.
nell'area del boss e nell'area della città. Invadete qui, qua c'è tutta l'area, voi potete invadere ovunque, apparite qua, 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 è uguale, non apparite qui perché è l'area del boss. Detto questo, dal maestro di One Piece Hobby è tutto. Se volete altri consigli o altri video più legati a build specifiche o a qualsiasi parte del gioco, fatemelo sapere nei commenti, come sempre. Che la forza sia con voi, ci vediamo ad un prossimo video.